Sì, siamo arrivati a questa quinta stagione di questa piccola iniziativa. Stavo riflettendo proprio anche guardandomi intorno e pensando a quelli degli incontri passati, come direbbe Dante la compagnia picciola, questo piccolo evento si sia sedimentata, si sia rinnovata e si rinnovi, come accade in fin dei conti a tutti gli elementi che vivono, gli elementi vitali. E quindi questo è quasi una sorpresa, diciamo, perché in fin dei conti tutti coloro che vengono qui vengono per dare qualcosa, ma non per attendere in cambio qualche altra cosa. Quindi è un incontro, diciamo, di gratuità e di piacevole discorrere insieme. E in fin dei conti, in questa società così verticale in cui noi ci siamo costruiti, la nostra generazione, per dirlo, i giovani se la sono trovata, è quasi, dicevo, sorprendente che si possano trovare il tempo, l'energia, il piacere di stare insieme, perché le nostre giornate sono affollate di impegni, di attività spesso assillanti. E invece qui in qualche misura troviamo il modo di fare, di costruire dei nodi, delle sinapsi. E quindi probabilmente questo è il motivo per cui queste occasioni si rinnovano e crescono. Questa serie che si conclude stasera, come sapete, è legata al tema del suolo, del consumo del suolo o in ambiente urbano o in ambiente invece extraurbano, come abbiamo visto nel penultimo incontro. E questa sera abbiamo il piacere di avere ospite la presidente del parco, Lucia Venturi, che ci parlerà di un'esperienza di conservazione che non è semplicemente, credo, insomma, io sono sufficientemente vecchio da ricordare i momenti in cui il parco era stato costruito, venne la legge regionale e noi eravamo qui, vivevamo qui proprio dentro il parco, e quindi abbiamo subito un giovane come loro, della età, quindi pieno di energie, di voglia di cambiare il mondo come deve essere. E quindi ricordo benissimo, no, anche questi problemi che potevano emergere, eccetera, però l'idea del parco era in fin dei conti un'idea di suggerire, non solo di conservare, ma anche suggerire una possibilità diversa di uso del territorio. E quindi questa sera mi sembra che sia una conclusione utile e opportuna di chiudere questo cerchio ritornando al locale, pensare globalmente, diceva uno slogan di altri tempi, e agire localmente. Questo è un po' un modo effettivamente utile di pensare la nostra attività, la nostra esistenza di singoli cittadini. Tra l'altro accade casualmente questo incontro, perché non l'avevamo preventivato, semplicemente sulla base delle opportunità, della presenza di Lucia Venturi, accade proprio nella ricorrenza, diciamo, dell'alluvione, di questo evento che travolse Firenze, ma anche Grosseto e altre parti della Toscana. E contemporaneamente, purtroppo, ai noi, accade in un contesto di disastri. Questi sono quelli di cui ora parlo in questo momento, a cui accenno, sono quelli del terremoto. Ma noi sappiamo che quando parliamo dei temi ambientali non parliamo semplicemente o dell'uomo o della natura, ma parliamo proprio del rapporto tra uomo e natura. E quindi anche il disastro ambientale del terremoto è in realtà non un evento, diciamo, ineluttabile come danno da provocato, ma poteva essere evitato, poteva essere non il terremoto ma i danni conseguenti. Quindi anche qui in qualche misura noi ci troviamo ad affrontare un tema
importante, fondamentale per i nostri tempi. E questo è un pochino lo spirito dei colloqui, cioè trattare temi non della cronaca immediata, ma temi di importanza, di attualità. Quindi, in questo senso, dicevo, costruire sinapsi. Concludo, ovviamente, ringraziandovi di nuovo tutti, e poi osservando che questa volta, dicevo, cresce, si modifica. Come avrete visto, chi c'è stato, e anche stasera, c'è un mio ex allievo, ce ne sono altri qui in sala, oltre alcuni miei attuali allievi, che si è offerto di fare le riprese di questi incontri, e quindi ci sarà un video che sarà reso, ora ne farà il montaggio e poi sarà messo nel mio sito, in modo che chi non era presente, ad esempio, può ugualmente usufruire di questa esperienza. Io ho finito e do la parola a Lucia Venturi. Io intanto ringrazio Velia Abati e tutti i presenti per questa opportunità che mi è data e cercherò di utilizzarla proprio per fare una serie di ragionamenti. Io sono nuova a questi colloqui, non ho mai partecipato prima, per cui cercherò di fare un piccolo rodaggio per vedere se poi riusciamo, e anzi poi mi piacerebbe anche coinvolgere i presenti, farlo diventare non una chiacchierata frontale, come visto che siete diversi docenti, quindi potete immaginare, ma provare anche a interloquire, quindi farlo diventare un vero e proprio scambio, cioè non ho pazienza ad apportarvi, non ho le conoscenze da potervi, non sono così alto livello, però mi piacerebbe invece un interloquire tra di noi, a partire da alcune considerazioni, e mi riassocio anche a quanto diceva Velio poco fa. Intanto l'idea che c'era della conservazione nel momento in cui, ormai 41 anni fa, perché era 1975, si è arrivati alla una legge regionale su richiesta naturalmente del territorio, o perlomeno di una parte del territorio, perché non erano poi tutti così convinti sostenitori della realizzazione di un parco della Maremma. Ma allora, appunto, si parla di 41 anni fa e c'era anche un'idea della conservazione della natura che si è andata naturalmente evolvendo, come è giusto che sia, anche perché il mondo è cambiato, no? Non è più il mondo che conoscevamo, almeno alcuni di voi, altri lo leggeranno sui libri magari, ma non è più il mondo di 40 anni fa, sono cambiate tantissime cose. E in questo è cambiato anche il ruolo e in qualche modo l'importanza di conservare il territorio, o meglio, di gestire il territorio con determinati approcci, con determinate caratteristiche e quindi anche con determinate regole, perché questo può essere, ahimè, ormai molto utile in un momento in cui il fenomeno dei cambiamenti climatici, e stamani ero a una conferenza organizzata, una delle tante conferenze organizzate proprio per ricordare, ma andando oltre, no? Non soltanto con le immagini e le foto di 50 anni fa, di quando c'è stato l'evento alluvionale che ha colpito fortemente anche il nostro territorio, ma proprio con l'idea di andare oltre, e quindi il problema dei cambiamenti climatici. Allora, 40 anni fa si pensava alla tutela di un pezzo di territorio che avesse delle caratteristiche di natura incontaminata, di tutela, necessità di tutelarne il paesaggio, necessità di tutelare la biodiversità e quindi gli animali, le specie presenti, la flora, la fauna, ma era questo il concetto fondamentalmente con cui
si è andati alla definizione di alcuni parchi, tra cui il nostro parco regionale della Maremma. Non erano nemmeno tanti a quell'epoca i parchi, per cui questa fu un'intuizione abbastanza innovativa della regione toscana, tenuta addirittura prima di una legge nazionale che tutelasse, che quindi regolasse il sistema dei parchi e delle aree protette. Nell'andare del tempo, e poi entro dopo nel merito della gestione del territorio vista in una dinamicità anche di quella che è il cambiamento economico, il cambiamento sociale, il cambiamento dei tempi, ma facendo un paragone tra la necessità di conservare alcuni pezzi di territorio incontaminato, fra virgolette, che poi non lo era, perché anche qua non era la foresta amazzonica o primordiale, ma era già un territorio molto ben organizzato. Adesso il ruolo che possono avere i parchi, che è sempre più presente, in quelli che si chiamano i processi di mitigazione, per cercare di frenare, o quantomeno di saper rispondere in termini resilienti, potremmo utilizzando un termine dell'ecologia, al fenomeno dei cambiamenti climatici. È evidente che per fermare l'aumento dell'anidride carbonica e dei gas a effetto serra in atmosfera servono delle misure globali, e da qui è l'importanza del pensare globalmente ma poi dell'agire localmente, tant'è il protocollo, prima il protocollo di Kyoto, ora il protocollo, l'accordo di Parigi, che con fatica, ma insomma anche nel nostro paese si sta andando a ratificare, e quindi una serie di interventi a livello mondiale, a livello internazionale, su cui tutti devono intervenire proprio per frenare le emissioni, provare a fare in modo che la concentrazione dell'effetto serra non aumenti oltre un certo limite, perché gli effetti sarebbero devastanti. Ma gli effetti sono già in atto. Il professor Marracchi stamattina faceva vedere una serie di elementi ormai incontrovertibili dei fenomeni di cambiamento che sono in atto, per cui le conseguenze sono quelle che viviamo, eventi sempre più estremi, situazioni di mancanza non di mezze stagioni ma di periodi di transizione, per cui si passa dall'estate all'inverno, le piogge sono sempre più bombe d'acqua e non fenomeni estesi, eccetera eccetera. Allora, la presenza di questi fenomeni richiede la necessità di governarli con effetti, con sistemi che tendono a mitigare gli effetti, sempre di più, per cui pensare nell'ottica di fare in modo che questi eventi non li possiamo più evitare, ma nel momento in cui si manifestano, riuscire ad essere pronti a dare una risposta nell'immediato, e questo si può fare localmente, assolutamente localmente. Questo non è un problema globale, il problema globale è cercare di frenare il fenomeno in atto. A livello locale quello che si può fare appunto è la resilienza, la mitigazione, il pensare, quindi essere capaci di dare una risposta al momento in cui questi fenomeni si manifestino, in modo tale che i danni siano almeno. Allora, da questo punto di vista, per esempio, il ruolo dei parchi diventa un ruolo assolutamente strategico, non solo dei parchi, naturalmente, perché servono anche altre misure, per cui serve un governo del territorio in generale che sappia mettere in sicurezza le abitazioni, le scuole, le comunità, i ponti, le infrastrutture, eccetera. Ma il fatto di avere dei pezzi di territorio in cui comunque sia questo governo del territorio
è un'attività quotidiana, è un'attività che si svolge secondo delle regole che ci sono sempre e che non si va in emergenza, ma quindi diventa l'ordinarietà, porta a far sì che in questi territori eventi calamitosi e eventi catastrofici possono avere degli effetti meno impattanti. L'abbiamo avuto un esempio in un'altra alluvione che ha colpito il nostro territorio nel 2012, quando lì il territorio particolarmente colpito in termini di danni è stata tutta l'area di Albinia, perché era l'Albegna che ha esondato, ma in quel momento non era solo l'Albegna a esondare, anche l'Ombrone ha trasformato questo territorio in un lago. Ma il fatto che questo fosse un territorio non, e credo che con gli ospiti precedenti questo tema l'avrete affrontato molto bene, un territorio non impermeabilizzato, o quantomeno impermeabilizzato ma in una maniera, tra virgolette, sostenibile, con una buona agimazione, con una buona sistemazione dei campi, con un'agricoltura che rende fertile e rende economicamente vantaggioso il fatto di abitare in questo pezzo di maremma, ma fa anche in modo che il sistema appunto sia ordinato, il terreno sia governato, il territorio sia governato, e con la possibilità per l'Ombrone di poter esondare in campi destinati al pascolo fondamentalmente per le vacche brave dell'azienda alberese, ha fatto in modo che al momento in cui le acque si sono ritirate non ci sono stati problemi. E non abbiamo avuto problemi nemmeno noi, per dire che abbiamo un itinerario che arriva fino alla bocca d'Ombrone, che tra l'altro non so se qualcuno di voi lo conosce, l'ha fatto, l'avevamo messo anche tra le iniziative proprio per i 50 anni dell'Ombrone, per fare conoscere non solo in termini negativi ma di fruibilità un pezzo così importante per il nostro territorio qual è il fiume Ombrone, visite guidate. Lì abbiamo un itinerario, naturalmente era ricoperto d'acqua, ricoperto dal fango, è bastato rilavarlo e è tornato come prima. Questo per dire che cosa, appunto, parliamo dell'esperienza che conosciamo meglio che quella del Parco della Maremma, ma questo ruolo lo hanno sul resto del territorio anche tutti gli altri parchi e le aree protette, che rappresentano il 10%, era l'obiettivo della legge raggiunto. Si può fare anche di più e di meglio, ma quel 10% del territorio che è protetto a livello nazionale è sicuramente un territorio che è in grado di dare un contributo importante, ma molto importante, difficilmente quantificabile. Questo è un altro aspetto che sarebbe interessante indagare, difficilmente quantificabile, ma è sicuramente un contributo essenziale in generale alla gestione del territorio e al benessere, diciamo così, degli ecosistemi, ma come risposta in termini di mitigazione agli effetti dei cambiamenti climatici è assolutamente un elemento ormai non più irrinunciabile. Al fatto anche della importanza che hanno territori come questo, ma anche il resto della nostra maremma, dove ci sono aree forestate, dove c'è un bosco, dove c'è un'agricoltura, come catturare per esempio l'anidride carbonica, no? Cioè sono dei pezzi di territorio in cui quell'eccesso di anidride carbonica che viene prodotta dalle emissioni viene in realtà riutilizzata, e quindi sono dei polmoni al contrario in qualche modo, no? Per, oltre ad essere polmoni che poi ci producono ossigeno, ma hanno proprio questa capacità fortissima di trattenere l'anidride carbonica, cosa che non hanno terreni o pianure in cui l'agricoltura è stata fatta in una maniera estensiva, dove anzi si ha una forte erosione del suolo, dove
è necessario, i terreni dove non i terreni non sono più fertili, penso alla pianura padana per esempio, no? Cioè dove si è, che è stato il granaio, per dire, il granaio in termini di tutte le coltivazioni agricole, ma fatte in maniera estensiva, e dove adesso il terreno ha necessità di essere continuamente reso fertile attraverso sostanze chimiche, perché altrimenti sarebbe un terreno come la sabbia, dove è necessario irrigare molto di più, perché altrimenti non ci viene più niente, e quei territori e quei terreni lì non hanno alcun effetto, anzi, hanno un effetto inverso, proprio per la necessità di dover apportare fertilizzanti per poterli coltivare, non hanno nessun effetto nella captazione dell'anidride carbonica, cosa invece che i territori nostri assolutamente sì. E tra l'altro una cosa che appunto guardando le varie slide che ci facevano vedere stamattina prima il professor Marracchi, poi il professor Bonari, delle aree che sono state abbandonate all'agricoltura, che sono veramente tante, vederle tutte in fila e vedere le macchie di colore sulle cartine era molto impressionante stamani, e questa invece è un'area in cui ancora l'agricoltura, per quanto abbia perso circa, non vado a memoria, non ho preso appunti stamani, mi sembra un terzo di quello che era un tempo, è ancora un'agricoltura presente, è ancora un'agricoltura importante, e mi veniva in mente proprio stamani che all'interno per esempio dell'area del perimetro del parco, ancora di più rispetto al resto della provincia, all'interno del parco l'agricoltura che si fa è un'agricoltura molto dinamica, è un'agricoltura molto variegata, non ci sono soltanto alcuni tipi di coltivazioni, è un'agricoltura tendenzialmente portata al biologico, alla lotta integrata, non è un'agricoltura di tipo estensivo, sempre più sono le aziende volte al biologico, ed è un'agricoltura che ha appunto questa dinamicità che non si riscontra nel resto della provincia e che rappresenta anche questa un elemento di un punto di grandissima importanza proprio per queste caratteristiche che ha nella quello che è uno degli obiettivi più generali di un'area parco, che è quello della tutela della biodiversità. Perché quando si parla di tutela della biodiversità è sì necessario fare in modo che alcune specie che sono presenti soltanto qua, e mi viene in mente la palma nana che sta in alcune aree, o Limonium etruscum colle cala francese, colle lungo, tante specie di orchidee che sono presenti, ma è così importante anche tutelare la biodiversità data da un'attività agricola e quindi da dei prodotti agricoli che qui continuano ad essere coltivati. Anche questo è la tutela della biodiversità. In un equilibrio che è un equilibrio non facile, e qui arriviamo a quelli che sono gli aspetti più di un approccio più, più moderno, una parola che non mi piace, però di un approccio più dinamico e più al passo con i tempi, diciamo così, della gestione e della conduzione di un parco. La ricerca continua di un equilibrio, che è un equilibrio per forza dinamico, che può essere un equilibrio statico, e questo forse era l'approccio di 40-50 anni fa dei primi parchi, cioè il pensare che la conservazione della natura diventasse un equilibrio statico, no? Che si arrivasse ad una stasi, per cui ci sono, si fa il censimento e ci sono 300 specie di flora, 150 specie di fauna, e quello fatto alla fotografia deve rimanere tale.
In realtà l'evoluzione di un approccio culturale, di un approccio anche scientifico, ha portato a capire sempre di più che invece, così come è in natura, poi del resto, gli equilibri sono dinamici, non si possono pensare degli equilibri statici, e sarebbe stato un errore per il nostro territorio anche per il fatto che appunto nel momento in cui si è fatto sulla carta un perimetro, si è tracciato un confine, questo non era un territorio vergine, questo era un territorio che ha una storia relativamente lunga, poi se vogliamo, ma una storia fortemente recente per quello che è il suo aspetto iniziale, che parte da una bonifica, che parte dall'aver recuperato dei terreni all'acqua da destinare all'agricoltura e alla zootecnia, che parte da un sistema di suddivisione del territorio, che prima erano grandi appezzamenti in piccoli appezzamenti su cui si sono sono cresciute, si sono formate generazioni di agricoltori, di allevatori, di contadini, di nuovi imprenditori, ora diremmo, e quindi non era un territorio in cui si poteva dire è tutto vergine, non si tocca niente, ma sempre di più è necessario trovare questo equilibrio, appunto come dicevo prima, un equilibrio dinamico che porta a considerare il fatto che è assolutamente necessario mantenere e salvaguardare una biodiversità così importante, ma che nel corso del tempo si può anche assistere a fenomeni per cui si possono perdere delle specie per acquistarne delle altre. È questo l'equilibrio dinamico. Cioè, non è che si perdono delle specie e pazienza, questa sarebbe una sconfitta naturalmente per un'area protetta, ma il fatto che sia per effetti naturali, sia a volte anche per interventi che dobbiamo fare per cercare di mantenere l'equilibrio, io ora poi faccio un esempio ancora più esplicativo, si possono perdere quantomeno temporaneamente delle specie, ma se ne possono ottenere delle altre. Si deve aver presente la quantità di specie presenti, e qui per esempio vengo al tema della gestione della fauna, che è una gestione complicata all'interno del parco dove si fa agricoltura anche, perché si ha come tema da dover tenere presenti una serie di variabili. No? E allora le variabili sono la presenza di, per esempio, daini, parlo di ungulati, daini, caprioli e cinghiali. Quali sono le variabili? Le variabili sono il fatto che il capriolo è una specie protetta, il capriolo italico qua è una specie protetta, che io devo fare, io parlo io in termini generali, che dobbiamo fare in modo che non diminuisca in termini numerici. Il daino è una specie non endemica che conosciamo da tempo, ma non è una specie endemica di questo territorio, e che ha come caratteristica quella di essere un animale molto più versato, un animale molto più rustico, un animale molto più adattabile, e che fa? Porta via l'habitat al capriolo. Allora, se aumenta il numero dei daini, mi diminuisce il numero dei caprioli, perché mano a mano viene a erodersi il proprio habitat. Se si erode l'habitat vuol dire che le femmine proliferano di meno, se proliferano meno le femmine chiaramente il numero diminuisce, ma non è solo questo, la proliferazione delle femmine è legata anche al fatto che loro trovino per sé e per la prole cibo a sufficienza. Il cibo gli viene mangiato dal daino, il capriolo si riduce sempre di più in alcune aree.
In più che cosa? E poi c'è il cinghiale, che non è più la specie che conoscevamo, il cinghiale maremmano che è anche emblema nel logo del parco, non esiste più. I vari tentativi fatti nel corso degli anni da chi è venuto prima di me e che ci ha lavorato tantissimo, penso a Pellutini, di riportare partendo da un fenotipo, cioè dalle caratteristiche fisiche che si potevano ricondurre a pensare che magari quegli animali presenti, quelle specie presenti fossero ancora di razza maremmana, e quindi da lì le catture, gli incroci, per fare in modo di recuperare la razza, si sono dimostrate ormai inutili. Il cinghiale maremmano si è estinto. Nel frattempo ha preso sempre più sopravvento una specie ibrida, che è il cinghiale che conosciamo e che sta dentro il parco, così come nei boschi all'esterno, che è un cinghiale molto più prolifico, un cinghiale molto più adattabile, un cinghiale che si fa molto più spazio, che prende facilmente delle caratteristiche che non solo quelle di vivere all'interno di un bosco, ma anzi di andare magari proprio a proliferare in mezzo a un campo di gran turco e così via. Allora, queste tre variabili, no? La presenza in un territorio che tutto sommato è un territorio non completamente recintato, ma che è un territorio che ha un suo periodo. Allora, come si fa a ritrovare l'equilibrio tra queste cose? E quindi la conservazione di una specie, e quindi la eradicazione è il tema, non mi piace e non ce la faremo nemmeno mai, l'obiettivo è raggiungibile, ma contenere, ecco, meglio, contenere una specie che mi danneggia un'altra che io devo proteggere. Ma non solo mi danneggia l'altra che devo proteggere, mi danneggia le coltivazioni agricole, mi danneggia la mia biodiversità, cioè la biodiversità di un parco. Stessa cosa per il cinghiale. Il cinghiale non crea problemi a Capriolo, ma crea problemi alla biodiversità della flora del parco. Penso a tutte le specie di orchidee che sono andate a scomparire, e crea danni all'agricoltura. In tutto questo io devo considerare un'altra variabile, che è quella del bene sociale, del benessere sociale, della coesione sociale di un territorio, e del fare in modo che un'altra specie che è presente in questo parco e che ha qui il suo ecosistema, che è la specie umana, siamo noi, sono gli abitanti del parco, in qualche modo anche loro non abbiano da risentirne, né della presenza di un parco, né della presenza di altre specie che in qualche modo competono con la sua attività, competono con la sua presenza. No? Allora, siamo dentro un ecosistema dove ci sono tutte queste variabili e in cui quello che bisogna fare è cercare di trovare l'equilibrio tra la conservazione delle specie, della biodiversità, della natura, tra virgolette, o come a me piace meglio definirla, del capitale naturale, perché allora poi si capisce meglio qual è l'altro aspetto e l'altra variabile da trovare in equilibrio, il capitale naturale. Se si parla in termini di capitale, che quindi è un bene che è un bene comune, è un bene che deve produrre reddito. Quando parlo di reddito intendo il cibo per il capriolo e il cibo per l'agricoltore. Se non sono chiara, fermatemi e chiedetemi spiegazioni, perché sto cercando di fare questo ragionamento con voi a voce alta. In questo ecosistema, dove appunto ci sono tutte queste variabili, è evidente che bisogna trovare delle modalità che possono trovare l'equilibrio dinamico, naturalmente, per fare in modo che tutto questo sia al suo posto.
cioè che ogni cosa sia al suo posto, che ogni cosa abbia il proprio beneficio e che l'ecosistema rimanga in questo equilibrio dinamico, ma rimanga quello che è. È evidente che per fare questo bisogna intervenire con una serie di misure che possono in qualche modo anche dispiacere, che possono sembrare in termini emotivi delle cose incomprensibili che si possono fare in parte. Perché se si parte dal presupposto che un parco deve tutelare, conservare la biodiversità, per esempio, risulta difficile pensare che all'interno di un parco si possano fare dei piani di abbattimento. È difficile, ripeto, ed è una discussione questa che mi sono trovata a fare, che continuo a fare anche con chi ha un animo animalista, che ha una sensibilità molto forte per quanto riguarda la tutela, il benessere degli animali, e che mi rendo conto che dal proprio punto di vista, da un punto di vista di chi pone al centro del proprio approccio un ragionamento che si basa più sull'etica che sulla scientificità, risulta difficile capirlo, assolutamente, me ne rendo assolutamente conto, e quando mi sono trovata a confrontare con loro questo era l'approccio. Mi rendo conto che non troveremo mai un punto di vista comune, perché se il mio è un approccio scientifico, che è quello di dover gestire un ecosistema con questo equilibrio che è continuamente dinamico, io devo mettere in conto anche questo, perché se non abbatto i daini il capriolo sparisce. Perché privilegiare il capriolo e non il daino? Perché il capriolo qua è una specie autoctona, è una specie protetta a livello internazionale, c'è una direttiva europea che lo protegge, il daino no. Questo è un approccio scientifico che cerca di tenere, come dire, di trovare la soluzione per riuscire a raggiungere l'equilibrio. È evidente che nei confronti di chi invece pone un approccio etico non sarà mai condivisibile, non sarà mai, forse nemmeno comprensibile. Diventa accettabile, e questo è stato anche con loro l'equilibrio che siamo riusciti a trovare, nel momento in cui nel fare questo io pongo dei paletti che siano dei paletti etici, mi pongo in termini scientifici nella disponibilità di andare a cercare soluzioni che nel corso del tempo mi diano la possibilità di non fare più questo tipo di attività, ma che al momento io non posso escludere, da cui non posso eludere, non farei il mio mestiere, sbaglierei, farei dei danni, perché appunto il risultato sarebbe questo, oltre al fatto che non farei un buon servizio all'altra specie, che è la specie umana, che ha dei danni dall'alto numero di presenze. Allora, questo per spiegarvi che cosa, appunto, che è evidente, tant'è che appunto questo è l'approccio per cui siamo trovati a non avere più, ho avuto delle manifestazioni di animalisti sotto la sede del parco che dicevano siete degli assassini perché abbattete i daini. Ci siamo incontrati, ci ho parlato, cioè siamo persone consenzienti, per cui il dialogo è la prima forma di rapporto fra noi umani, no? Ci sono anche altre forme di rapporto, anche noi ci annusiamo in qualche modo, quindi entriamo in empatia rispetto all'annusarci reciprocamente, ma poi c'è, abbiamo la parola, abbiamo una ragione, quindi ci possiamo confrontare. Per cui abbiamo fatto una sperimentazione
per quanto riguarda il cinghiale, per somministrare ai cinghiali, cioè un sistema di somministrazione di alcuni voli ai cinghiali che è specie specifico. Ovvero, abbiamo sperimentato questo apparecchio, questo sistema che si chiama VOS, e siamo andati a verificare con tutta una serie di sperimentazioni, fotocamere, eccetera, eccetera, studi, che effettivamente con quel sistema soltanto il cinghiale avrebbe potuto eventualmente alimentarsi. Di che cosa? Di quello che da un'altra parte stanno studiando, che è un sistema, un anticoncezionale, si chiama vaccino, ma è un anticoncezionale orale da poter dare ai cinghiali. Non c'è ancora. Però noi sappiamo che nel momento in cui sarà disponibile questo sistema orale da poter dare ai cinghiali, noi avremo già la struttura per poterglielo somministrare e questo ci permetterà, con l'andare del tempo, naturalmente non in maniera immediata, ma ci permetterà per esempio di non abbattere più cinghiali. Come vedete, i sistemi si evolvono. Volevo portarvi un altro esempio per spiegare questa, poi naturalmente non è soltanto attraverso gli abbattimenti, ma si fanno le catture soprattutto, ma si fanno anche tentativi di depistaggio, cioè si cerca di allontanarli il più possibile dalle aree coltivate, con recinzioni, con coltivazioni a perdere, con punti d'acqua, eccetera eccetera, insomma questo è un però appunto è un piano, non interveniamo, anche questo è indicativo, non interveniamo così a caso, per cui vanno i nostri guardiaparco e fanno le battute, oggi 5, domani 10, quello che è, va bene, no, facciamo dei piani annuali sulla base di censimenti, di stime numeriche che vengono fatte andando a verificare le fatte, le orme, eccetera, eccetera, si definiscono quanti sono ogni anno, dove stanno, e quindi sulla base di quello quanto deve essere il numero del contenimento. Ed è tutto lavoro che viene fatto in termini scientifici, in termini operativi, da persone in carne ed ossa. E questo ha portato ad avere risultati positivi, perché il capriolo è tornato a crescere in termini numerici, per cui non è più in erosione rispetto a prima, ha portato a ridurre i danni agli agricoltori e quindi una pace sociale, l'altra specie che risiede all'interno del parco, e ha portato ad avere anche degli elementi in più di conoscenza di queste specie che possono essere utili ad altri. Per esempio il fatto di capire che non puoi andare oltre un certo numero per quanto riguarda il prelievo rispetto a quello che è l'esistente, perché altrimenti si innescano meccanismi loro di resilienza per cui magari proliferano di più, magari proliferano un altro periodo. Oppure il contrario, e quindi si diminuisce troppo il numero, per cui anche qui è un equilibrio assolutamente dinamico che va regolato, che non può essere lasciato al caso o all'estemporaneità, ma che ha bisogno di una gestione continua. Un altro esempio che vi volevo fare, sempre di questa difficoltà di mantenere gli equilibri che sono sempre in un forte dinamismo, è la questione degli interventi fatti per l'erosione costiera. Allora,
immagino che tutti quanti voi, o più o meno, insomma, quelli che hanno la mia età, si ricordano bene com'era la spiaggia di Marina del Verese ancor prima che ci fosse il parco o anche durante il parco. Tutti noi ricordiamo il ristorante che stava in mezzo alla pineta e quindi abbiamo assolutamente cognizione del fatto che in pochissimi anni, perché questo genere di fenomeni, gli anni sono stati veramente pochissimi, il ristorante famoso che era in mezzo alla pineta è andato a finire in mezzo all'acqua. La spiaggia di Marina del Verese non c'era più, la strada che portava è stata distrutta anche quella. In tutto questo naturalmente c'era un dinamismo anche del tutto naturale, sicuramente accelerato dal fatto che l'Umbrione ha minori portate, sicuramente dal fatto che magari la costruzione di alcuni porti ha deviato le correnti marine, per cui ha portato ad avere un forte fenomeno di erosione per quanto su Marina del Verese, ma al contempo, e vedete qui la dinamicità delle cose, al contempo un allungamento dell'arenile verso Colle Lungo. La spiaggia di Colle Lungo è andata ad aumentare, no? Prima il scoglione era qua, non dico quasi nell'acqua, ma insomma era abbastanza vicino, c'era un arenile normale. Adesso la duna è risalita e l'arenile si è allungato. Un fenomeno appunto che andando a valutare le dinamiche costiere, sicuramente accelerato da una serie di fenomeni, alcuni ve li ho detti, altri magari da indagare, ma in parte anche un fenomeno del tutto naturale. Io non so se voi lo ricordate, ma c'è stato anche un discreto dibattito nel momento in cui la Regione Toscana ha deciso di fare un intervento per frenare questa erosione su Marina del Verese. Il dibattito era tra un approccio del tipo più conservativo, ovvero lasciamo fare alla natura, per cui se questo è un fenomeno naturale in atto, la spiaggia di Marina del Verese magari andrà a scomparire, con la spiaggia di Marina del Verese va a scomparire anche tutto quello che è la pianura al suo interno, il Saligorneto verso la pineta, perché chiaramente lì c'era l'ingresso dell'acqua, e la padule della Trappola, che è stato riconosciuto un sito di importanza internazionale ai sensi della Ramsar, non più tardi di novembre di 2 o 3 anni fa, ora vado a memoria, ma insomma, lì, molto probabilmente sarebbe andato a scomparire come area umida e quindi trasformandosi sempre più in una laguna e poi chissà in mare. Questo se l'equilibrio, non fossero stati fatti interventi, molto probabilmente avremmo assistito a questo tipo di fenomeno, per cui un insabbiamento sempre maggiore, quindi un allungamento dell'arenile dalle parti di Colle Lungo, Cala Francese, e una scomparsa del territorio, della spiaggia, della pineta, sempre più verso l'Umbrone. La Regione Toscana decise invece di fare questo intervento per cercare di frenare. Erano stati fatti interventi in precedenza, era stata fatta un'argine a mare, il mare si era mangiato anche quello, il mare si stava mangiando il Saligorneto dietro l'idrovora di San Paolo, l'ingressione salina oltre alle mareggiate avevano già, e tuttora sono evidenti i segni, seccato tantissimi pini,
Sempre più questa presenza di un cuneo salino, quindi di un'ingressione salina dal sotto nel terreno, che tra l'altro lì è sotto il livello del mare, stava portando ad una perdita del pascolo per le vacche, l'allevamento di vacche dell'azienda, la loro azienda alberese, ora Terre Regionali Toscane. Per cui fu deciso di fare questo intervento. Questo intervento fu progettato con un argine che arretrasse la foce dell'Ombrone e una serie di pennelli a mare per frenare l'erosione dell'arenile, e in un primo momento addirittura si pensava di prendere sabbia dai depositi di Colle Lungo per ripascere meccanicamente l'arenile di Marina del Verese. Questo secondo pezzo poi fu abbandonato e il progetto, che è andato avanti, che è stato poi rivisitato nella sua definizione finale, è quello che mi sono trovata a gestire. Tutto quanto vi ho raccontato era stato fatto prima. Io mi sono trovata a gestire l'intervento. L'argine era praticamente già stato, l'argine di arretramento era già stato fatto, c'era da completare l'intervento con la realizzazione di pennelli e con e basta, con la realizzazione di pennelli, sia a mare che a terra. Allora, il dibattito continuava, mi ricordo di aver partecipato anche ad altre iniziative in cui il dibattito continuava ad essere che era stato fatto un errore. In pratica lì che cosa, qual era l'obiettivo? Quello non appunto di riportare la sabbia, ma di ripristinare, quindi di intervenire per frenare questa dinamica in atto, per riportare l'equilibrio non all'esistente, perché l'esistente non è più possibile tornarci, ma per frenarlo in qualche modo. E quindi ricreare le condizioni per cui i pascoli delle vacche brave potessero rimanere e quindi potessero essere irrigate nuovamente con acqua dolce, il salicorneto alle porte, alle spalle, guardando il mare, dell'idrovora San Paolo tornasse a perdere salinità, e quindi fare in modo che anche la pineta, ormai gli alberi seccati erano seccati, ma che non continuasse questo fenomeno di essiccamento della pineta. Per far questo mi sono dimenticato un pezzo che è fondamentale, la ristrutturazione, la rimessa a punto dell'idrovora San Paolo con le porte lucciane, che adesso è tornata ad essere funzionante così come era ai tempi delle bonifiche. Allora, il concetto era questo: l'argine di arretramento della foce doveva fare da barriera dall'ingresso delle mareggiate, del mare dal mareggiato. La riattivazione delle porte lucciane, quindi dell'idrovora di San Paolo, poteva permettere di trattenere acqua dolce, di lavare il salicorneto e quindi la pineta, per rilavarla proprio, per abbattere la salinità, e gli altri interventi di pennelli soffolti fatti in modo tale che si frenasse il fenomeno di erosione, si ricostituissero dei depositi di sabbia in mare naturalmente, e che quindi il fenomeno ritornasse a un suo equilibrio, per cui nei momenti in cui c'erano mareggiate la sabbia veniva portata in mare, ma poi veniva restituita. Questo ha determinato il fatto che nel salicorneto alle spalle dell'idrovora di San Paolo era tornato e albergava
specie migratoria, ma tutti gli anni veniva il cavaliere d'Italia. Quest'area è stata riportata, non è più salmastra, ma l'idea è quella comunque di riallagarla per vedere se ritorna. Il cavaliere d'Italia non viene più. Abbiamo perso una specie. Sicuramente abbiamo, per ora abbiamo perso una specie. Il cavaliere d'Italia non sta tornando, non si vede in questi chiari che si erano formati. Ma la realizzazione dei pennelli, perché oltre a pennelli a mare da Colle Lungo fino alla foce dell'Ombrone, sono stati fatti anche dei pennelli sotterranei, anche questi, gli altri sono in mare, questi sono in terra, a protezione dell'argine, in massicciata che è stato fatto. Laddove sono stati fatti questi pennelli, se ci andate ora, si sono riformati dei chiari, perché lì l'acqua del mare comunque entra. Si sono formati dei chiari, si sta rinaturalizzando totalmente e lì stanno tornando le specie limicole, cioè quelle specie che privilegiano l'acqua salata, ma che hanno bisogno di pochissima superficie d'acqua per poter mangiare tutto quello che sta nella sabbia sotto. E io mi auguro che torni anche il Cavaliere d'Italia. Sicuramente l'effetto che si è avuto è quello di aver recuperato parte del Salicorneto, di aver frenato il fenomeno di seccamento della pineta. Sicuramente un altro effetto che si è ottenuto è l'aver riottenuto un pezzo di spiaggia, di arenile di fronte a Marina di Alberese, che alla natura poteva, per la natura poteva anche non esserci, ma per la specie umana residente ad Alberese, che ha attività economica ad Alberese, per i turisti che vengono tutti gli anni, sicuramente è stato un grandissimo beneficio, perché in questo modo si è andata a ricostituire un arenile che prima andava scomparendo. Allora, vi ho fatto questi due esempi per arrivare per dare una esemplificazione di quando si dice di trovare quell'equilibrio tra conservazione e economia sostenibile, tra conservazione e turismo sostenibile, tra conservazione e reddito degli abitanti che abitano una determinata area. È evidente che a fronte di una serie di regolamentazioni che chi abita, chi produce, chi vive, chi ha case, poderi all'interno del parco deve rispettare, perché ci sono delle regole che devono essere rispettate, per cui non si fa come si vuole, ma per poter ampliare una superficie, una volumetria è necessario che si abbiano determinati requisiti. Se si vuole realizzare una steccionata va fatta con determinate caratteristiche, se, no? Una serie di regole, qualcosa in cambio bisogna anche riuscire a dare. E questo è un altro aspetto su cui ci stiamo concentrando in questi ultimi anni, che è quello proprio di far emergere sempre più un livello di qualità di turismo sostenibile all'interno del parco, in modo tale che chi viene e soggiorna in un agriturismo del parco noti una differenza rispetto a un agriturismo che sta fuori, non soltanto è negativo perché dentro il parco non c'è la piscina e nell'area contigua magari sì, ma perché c'è una serie di elementi che vengono rispettati su un disciplinare, e questo è tutto il tema degli esercizi consigliati dal parco, che prima erano, tanti anni che c'è questa pratica, ma che erano un gruppo non maggioritario, che adesso sono praticamente quasi la totalità degli agriturismi che stanno in area pasto e in area protetta. Cosa si chiede? Di rispettare un disciplinare per avere in cambio un marchio, una
molto carina, una targhetta in ceramica da poter esporre all'esterno, che è quella di esercizio consigliato, ma non è solo quello, è promozione, è il fatto di essere inseriti nel sito del parco, è il fatto di avere alcuni sconti per i propri ospiti e via discorrendo. E diventa questo un modo per lavorare insieme chi sta agli uffici di Via Alberese, di Via del Bersagliere 7/9 e chi invece abita nel territorio sparso per raggiungere un obiettivo che credo sia l'obiettivo comune, mantenere il capitale naturale, perché è su questo capitale naturale che si può fare reddito, perché se si erode il capitale naturale questo reddito non si può fare più, quantomeno quello legato alla presenza dell'area protetta, al fatto di avere delle caratteristiche particolari, eccetera, eccetera. In questa direzione anche il marchio che abbiamo realizzato, un marchio Parco della Maremma, che potrà essere dato a chi lo vuole, naturalmente, non è niente obbligatorio, sono sempre meccanismi volontari, però è un marchio collettivo che abbiamo fatto con un percorso partecipativo di incontri, di confronti, con tutti i vari attori che stanno e che lavorano all'interno del parco, e che sarà un marchio che il parco potrà dare, secondo dei disciplinari, a chi svolge servizi, per cui guida ambientale, per cui ristorazione, per cui agriturismo, ma anche per chi produce. Per chi produce grano, piuttosto che olio, piuttosto che vino, latte, carne e così via. In un equilibrio che tutti i giorni cerchiamo naturalmente di rendere sempre più dinamico, sempre più utile a un benessere che è un benessere collettivo. Per fare in modo appunto che si tuteli un bene comune, perché il parco è un bene anche per chi abita fuori dal parco, ma che lo sia anche per chi ci abita. E non sia un vincolo, ma sia davvero un bene da conoscere, da sentire come proprio e da tutelare a maggior ragione, perché è qualcosa che serve alla propria vita, al proprio sostentamento.